a Pescara per rivendicare l'orgoglio dell'appartenenza alla polizia penitenziaria. Una vita di sacrifici, abnegazione, grandissimo impegno a custodia di chi ha sbagliato, senza naturalmente tralasciare l'aspetto umano. Ottavo raduno dell'AMPE, Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria. Oltre 500 persone provenienti da tutte le regioni italiane, isole comprese, hanno sfilato questa mattina in corteo da Piazza Sacro Cuore sino a Piazza della Rinascita. Presenti le autorità, il sindaco di Pescara Carlo Masci, l'ex primo cittadino Alessandrini, ma anche il sindaco di Ortona Leo Castiglione, appartenente alla polizia penitenziaria in pensione, unico sindaco in Abruzzo. Momento davvero significativo, il ricordo del commissario Valentino Di Bartolomeo, storico comandante delle case circondariali di Chieti e Pescara, venuto a mancare nel 2021 all'età di 65 anni. Il presidente dell'AMPE, Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria, Donato Capece. Presidente Capece, intanto benvenuto a Pescara. Che cosa rappresenta questa giornata? Ma è innanzitutto una testimonianza verso un grande uomo, già comandante di reparto del carcere di Pescara e di Chieti, commissario Valentino Di Bartolomeo, che purtroppo la sfortuna ce lo ha portato via. È stato un grande dispiacere, noi lo vogliamo ricordare. Quali sono le priorità in questo momento? Ma è un momento difficile per il Paese, è un momento difficile per la gestione delle carceri. Noi vogliamo la certezza e ci dobbiamo riprendere il rispetto della legalità nelle carceri. Va rivisto il sistema penitenziario nella logica della riforma Cartabia. Più territorio, meno carcere. Il carcere deve essere riservato solamente ai criminali, a quelli che del reato ne hanno fatto modus vivendi. I reati che non creano allarme sociale devono rimanere sul territorio. Ecco, le difficoltà invece per chi opera nell'ambito delle carceri, quali sono? Le gravi carenze d'organico, noi abbiamo 5.000 unità in meno per la sicurezza e questo grava su quelli che sono i diritti soggettivi, che spesso e volentieri vengono compressi. Ci diano gli strumenti tecnologici e ci diano gli uomini per affrontare la sicurezza. Attraverso, e chiudiamo questa manifestazione di rilevanza nazionale, il messaggio del presidente Capece. Legalità, sicurezza, perché questo è che il Paese ci chiede. I detenuti devono scontare una pena, noi dobbiamo tentare in qualche maniera, attraverso un percorso trattamentale, a reinserirli nella società.